Oggi è un giorno molto importante, ringrazio per la fiducia per questa nomina a Presidente della Camera di Commercio, tutte le categorie rappresentate qui nella Camera di Commercio di Torino, sia l'industria, l'artigianato, le cooperative, il commercio, gli ordini professionali, i consumatori, i sindacati, tutti i rappresentanti che oggi sono stati nominati nel Consiglio e mi hanno espresso la loro fiducia. Un pensiero e un ringraziamento al Presidente Vincenzo Ilotte che lascia dopo 5 anni questo incarico e tutta la squadra che ha condotto la Camera di Commercio in questi 5 anni con molto impegno. Il secondo messaggio che vorrei dare è il senso di responsabilità che sento di fronte a questa situazione che sta coinvolgendo tutti e travolgendo anche un po' il nostro territorio, purtroppo creata da una grande emotività, da questa crisi sanitaria che si sta trasformando in una grande crisi economica. E noi oggi abbiamo nel primo consiglio voluto proprio affrontare immediatamente tutti insieme quanto possiamo fare per cercare di fronteggiare, più che altro per trasmettere una fiducia verso la normalità che dobbiamo riconquistare velocemente, non solo con degli strumenti che aiutino le imprese del territorio, specialmente le più colpite, quelle del turismo, del commercio, quelle che ha contatto col pubblico, ma abbiamo anche capito che ci saranno degli effetti sulle nostre imprese, industrie piccole, medie e grandi, per gli effetti degli approvvigionamenti piuttosto che delle commesse, e quindi dobbiamo immediatamente trasferire una fiducia di normalità a tutte le persone che lavorano e a tutti i turisti e i visitatori del nostro territorio. Il territorio è aperto sia per il lavoro che per il turismo e auspico che ci sia una ripresa della normalità nel più breve tempo possibile. Avremo una cabina di regia immediata, abbiamo deciso di fare una cabina di regia immediata dedicata a questa emergenza, come è stato fatto anche sulle infrastrutture, cerchiamo di metterci insieme con un forte spirito di coesione perché dobbiamo lavorare insieme, dare proprio una sensazione di squadra sia nel rapporto con il pubblico che con le istituzioni con cui io personalmente interloquirò per quanto mi è possibile per trovare degli strumenti immediati, specialmente sulle cose che creano peso alle imprese e limitano il lavoro, per esempio come l'accesso al credito. Questo è uno degli elementi che è emerso. Vi ringrazio e buon lavoro.